Eccoci ragazzi, bentornati alla nostra carriera con il Blackpool. Siamo arrivati più o meno alla fine di gennaio, dopo un mese estremamente turbolento. Abbiamo preso in pre-contratto El Neni, che sarà molto prezioso per l'anno prossimo, soprattutto se andremo in Premier, ce lo auguriamo. Ma è stato un mese turbolento anche per le partite che sono andate bene in campionato, ma nelle due coppe hanno visto davvero due importanti sconfitte. È vero che gli avversari erano forti, però è anche vero che non abbiamo gradito molto l'umiliazione subita nelle ultime gare e cercheremo oggi subito di ripartire bene con il Bristol City. Tra l'altro il mercato non solo non è ancora chiuso, ma potrebbe entrare nel vivo qualora arrivassero ancora delle offerte, ma anche se non arrivassero delle offerte c'è l'opportunità di utilizzare Solanke più i 2 milioncini che abbiamo per fare uno scambio folle di fine mercato. Solanke ha abbastanza deluso, è arrivato chiedendo di fare il turnover, l'abbiamo messo come turnover, quindi questo ci ha garantito di non ricevere lamentele, però l'abbiamo comprato sulla ipotesi che Cole non riuscisse a reggere i ritmi della Championship. Siamo stati subito smentiti perché Cole è di nuovo capocannoniere ed è il giocatore più prezioso che abbiamo attualmente in rosa, e Hardy ultimamente sta facendo vedere grandi cose. Quando gioca Solanke e dopo subentra Hardy, spesso è quest'ultimo che fa i gol e che porta la squadra alla vittoria, quindi effettivamente possiamo anche permetterci di traghettare la squadra fino a fine stagione con due attaccanti e purtroppo dover già salutare Solanke, anche se era arrivato sei mesi fa, per rinforzare altri lati del campo. In particolare non sarebbe male prendere un'ala e soprattutto un difensore centrale che possa non solo sostituire Rekik ora, ma anche Gretarsson in Premier, e avremmo praticamente già in anticipo risolto la difesa, perché con Kolker e un nuovo difensore abbiamo anche la seconda retroguardia, che è Gretarsson e Rekik, e Guy addirittura come tappabuchi, quindi saremmo veramente a posto in difesa. E vediamo se può arrivare un difensore o un'ala, dipende ovviamente da chi accetta di fare lo scambio. Iniziamo oggi sfidando il Bristol, è una gara tutt'altro che semplice perché è una squadra forte, al settimo posto, proprio lì ai piedi della zona playoff, quindi potremmo addirittura rincontrarla qualora arrivassimo tutte e due ai playoff. Ovviamente noi a questo punto puntiamo allo Sheffield perché c'è stato un ribaltone al secondo posto, dove West Bromwich e Norwich hanno perso, e noi ci siamo ritrovati a meno 3 dal secondo posto, che vorrebbe dire Premier diretta, quindi davvero quello diventa l'obiettivo adesso che non abbiamo neanche più le coppe. Con la maglia fuori casa loro giocano con la difficile impenetrabile difesa a 5 che spesso ci causa problemi, però abbiamo una squadra in salute, in forma, riposata, che dopo il 5-0 subito dal Manchester City vuole subito rimettersi su un binario giusto. Mitchell attentissimo, bellissima diagonale del terzino sinistro, ancora loro, attenzione, il tiro, subito gol, 1-0 per il Bristol City. Bene ragazzi, non abbiamo potuto toccare palla dall'inizio della partita, c'è stato un possesso palla furioso degli avversari e poi è arrivato il gol. Siamo subito sotto contro il Bristol City, 1-0 per loro. Metti il tiro, para Bentley, dai ragazzi, primo tiro al 34esimo minuto, forza, siamo meglio di così. Devante, bravo Jeffery, Sterling, il tiro, para portiere, bravi, lancio dall'altra parte del campo, Bolton ruba palla, vai Bolly. Sterling, cross, chiude Kalas, calcio d'angolo, cambi. Ora ragazzi è arrivato il momento di spingere. Metti il tiro, gol! Uno pari! Matty Smith, ce l'abbiamo fatta! 80 minuti di sofferenza, 1-1. E andiamo! Guardate adesso come giostrano la palla, ora che sono tornati sotto.
Eccolo, no! Il pavone salva il risultato. Fischio finale 1-1. Miracolo del pavone nel finale. È andata da Dio, ragazzi. Questa qua era quella. Era quel game che devi perdere. Siamo riusciti a pareggiarlo. Allora, ragazzi, iniziamo a fare le nostre riflessioni. No, facciamole quando mancano 5 ore. Andiamo avanti ancora. Mamma mia. Allora, Bolton, io sono sincero, lo immagino in partenza a un certo punto della carriera da sostituire magari con un Yedlin. Però al Bruges. Cioè, è uno dei giocatori più realistici che abbiamo, secondo me. Io non lo venderei, anche perché non abbiamo altri terzini. Trovarne uno a quest'età, con questo potenziale, fatto bene di faccia, è impossibile. Andiamo a vedere giocatori che valgono attorno ai 7-8 milioni di valore. McNair, lo vorrei tanto per la difesa. Ce lo vedo da Dio a fianco a Colker, perché a differenza di Colker, che è più fisico, lui ha anche delle buone skill in passaggi. Lui poi è ex United, quindi è realistico come acquisto, lo vorrei tanto. Linehart, austriaco, anche lui faccia fatta bene come McNair, vale più o meno la stessa cifra. Lukumi, secondo me, costa già troppo, però occhio alla clausola, magari lo possiamo prendere l'anno prossimo. Secondo me, per il momento, McNair, il problema di Pinnock è lo stipendio. McNair prende anche poco di stipendio, per cui andiamo avanti. Fletcher, a questo punto, non vale più la pena scambiarlo. Il problema è che, avendo da scambiare solo anche, non possiamo andare su giocatori che valgono meno. Purtroppo Tyrese Campbell è cresciuto tanto e non ci arriviamo più, e questo è un dispiacere perché era il mio obiettivo numero uno. Mi attira tantissimo Verde, perché? Uno, perché è una delle pochissime chance, rare chance, per poter comprare un italiano nella nostra carriera, e ci piacerebbe. Non a caso, tra l'altro, Verde è anche uno degli italiani più itineranti, perché ha girato veramente tanto l'Europa. Comunque potrebbe farlo un giramondo lui. Non lo so, secondo me potrebbe essere un nome anche utile per dare un po' di risonanza alla carriera. Possiamo anche, questa sarebbe veramente un'idea folle, provare a vendere anche Atsu, che comunque il suo l'ha fatto a 30 anni, quindi è al top. È salito di valore del 139% e l'avevamo preso a zero. Gli è rimasto un anno e mezzo di contratto, quindi l'anno prossimo dovremmo rinnovarglielo. Forse si può mettere in vendita Atsu, non è un giocatore indispensabile. Anche lui bisognerebbe chiedere uno scambio, altrimenti si può andare anche con un prestito. No, abbiamo fatto pochi prestiti con diritti di riscatto, un po' un peccato. Allora andiamo su Verde, proviamo scambio giocatori. Solanke, avanza offerta, vediamo. Vogliono Atsu! Vogliono Atsu! Ma che chance c'era, ragazzi? Facciamo 1.5 più Atsu. 3.4. 2.5. Accettata! Sì, potevamo anche tirare su due, ma avevo paura rifiutassero di netto. Il problema è poi arrivare al difensore, però quello ci pensiamo in un altro momento. Diciamo, nell'economia della squadra è comunque, secondo me, un bel colpo. Perché Atsu a 30 anni non varrà mai più 5.5, è al top, è appena salito. Cioè, è una plusvalenza d'oro che dobbiamo approfittare adesso, di cui dobbiamo approfittare adesso. Verde ha 25 anni. Vediamo se si abbassa lo stipendio, però. Vuole cruciale, è fatto da Dio, ragazzi, accetta. Ignora clausola rescissoria. Ottimo, ragazzi, controfferta, rimuovi bonus, 25.000 e 200.000 di bonus. Ti prego, ti prego, ti prego. Sì, accettata! Attenzione, ragazzi, arriva all'ultimo giorno di mercato Verde al Blackpool. Di solito un giocatore come Verde te lo immagini con la velocità un pochino più bassa, no? Un pochino più palla al piede, quasi trequartista. Invece ha dribbling e velocità proprio sparati al massimo. Quindi un giocatore che sia dribbla che scatta, se vuole. E ha delle statistiche simili a Sterling. Lo vorrei utilizzare nello stesso modo in cui uso ora Sterling, quindi a rientrare. E Sterling può crescere alle sue spalle. E veramente avere comunque un italiano nella carriera è una bella cosa. Alla fine, dall'AEK Atene è andato allo Spezia, ha girato veramente tante squadre, per cui non vedo perché non possiamo prenderlo noi qui in una squadra che è lanciata per andare in Premier. Per me va bene anche l'11, volete responsabilizzarlo con l'11? Gli diamo l'11 a Verde. Io a sto punto andrei sullo staff primavera. Sì, è vero, il Galles è quello che mi manca. Andiamo in Galles. Galles, e questa volta mettiamo forte fisicamente 6 mesi. Non hai abbastanza soldi. Non hai abbastanza soldi. Bene, non benissimo. Tiz al Verde, esatto, Tiz al Verde. Direi che questa... Speriamo arrivi un'offerta per qualche giovane di cui non ci facciamo nulla, ma direi che niente. Niente, siamo rimasti senza un euro, ma abbiamo Verde. Andiamo a giocare con l'Aston Villa.
ragazzi, siamo in questo momento al quarto posto. Purtroppo, quel pareggio ha riportato lo Sheffield a più 5. Se perdiamo con Aston Villa e vince lo Sheffield, va a più 8 e il sogno di fare ribaltone si spegne subito e bisognerà lottare ai playoff. Andiamo in campo, ragazzi. Vediamo se riusciamo a fare il colpaccio con Aston Villa. Eccoci ragazzi, siamo in campo, inquadrato Colker e a fianco lui Peacock Farrell. Siamo contro la prima in classifica che è a più 20 della seconda, l'Aston Villa. Sta facendo un campionato a sé, debutta con numero 11 Daniele Verde, l'unico italiano che potevamo comprare in questo periodo e forse in tutta la carriera, perché non capita spesso di vedere giocatori italiani andare in Inghilterra a giocare. Attenzione, il tiro, para il pavone. Subito pericoloso l'Aston Villa. Forza, Lubala, Lubala, il tiro 1-0, Lubala, Lubala, e andiamo, dai Lubala, torna a segnare come l'anno scorso che ci servi come il pane. Dove l'ha messa? Lubbio, 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 Lubbio. Metti. Verde. Il cross, gol! Subito assist e gol di Devante! Devante! 2-0 con Aston Villa. E andiamo! Di destro alla messa, grande! Primo pallone toccato, ruba palla, cross dentro, rivediamo. Ruba palla in anticipo, stoppa il cross delizioso col piede debole. Gol di testa di Devante Cole. Bravo, promette bene, Verde. Per capirci, Jeffery è un 79. Attenzione, Verde! Verde! Verde, il tiro, gol 3-0, verde, verde, assist e gol, ma che debutto! Bakuna ruba un altro pallone, uno dei migliori in campo, vabbè, ma l'esagono non mente. Bakuna, verde, prova lui, prova in solitaria, il cross, Solanke para Martinez. Il tiro para il pavone al 92esimo per coronare una partita perfetta. 3-0 contro la capolista. È veramente gioia sugli spalti dopo due sconfitte e un pareggio. Vedere un 3-0 così con l'Aston Villa, che comunque ha fatto una bella partita, ha tenuto anche il possesso palla. Via col verde. Debutto fantastico. È un mago. Qua sono curioso di sapere chi ho comprato e quanto vale. E il Neni è un 78. Mamma mia, ragazzi, ci viene fuori un centrocampo l'anno prossimo. Cioè, Bakuna da fa a fare jolly in panchina. E il Neni 78, Jeffery 79, Smith 75. Prendiamo anche un difensore sul 75 e un attaccante. E abbiamo tutta la squadra sopra il 75. Abbiamo fatto effettivamente il salto di qualità che ci voleva. Ufficio, resoconto su piazza. Poi giocatore ristabilito, Gretarsson. Bentornato, bentornato Gretarsson. Per me rimarrà sempre. Siamo terzi. Continua a perdere West Bromwich. Continua a perdere. Crescita, vediamo Van der Linden di quanto è salito. 62 da 55 a 62. Ok, allenamento azzeccato. Ha solo 15 anni. Questo sale. Mamma mia, queste sono le cose che ti fanno venire proprio la goduria. Guardate qua che centrocampo del futuro. Van der Linden, Kramer, Wilson. Con l'Huddersfield, adesso voglio capire un secondo. Huddersfield, Wycombe e Brentford. E poi lo Sheffield. Voglio arrivare allo Sheffield carico. Proviamo Woodburn, Jeffery lì. Smith, gli diamo un'intera giornata di riposo. È la volata finale. Non abbiamo più coppe, non abbiamo più nulla. Dobbiamo provare ad arrivare. Secondi sarebbe un miracolo, altrimenti playoff che sarebbero soffertissimi. Mamma mia, che scambio però qua! Woody! Gol 0-1! Woodburn! Scelta azzeccata quella di togliere Smith e di mettere Woody. Subito gol al settimo minuto. Attenzione, il tiro! Para il pavone! Peacock Farrell, straordinario in questo periodo. Colker. Il tiro 1-1. Gol dell'Huddersfield 1-1. Era nell'aria. Pareggio. Woodburn. Mamma mia, che miracolo di Müller! Miracolo del portiere dell'Huddersfield. Che tiro che aveva fatto Woodburn. Dentro. Jeffery para Müller. Bravo Lubala.
Devante! 1-2! Che gol di devastante Call! Stop! Se la mette sul destro e schiaccia! No, ho sbagliato. Lubala lancia in profondità Hardy che è fresco. Hardy! Il tiro! Mamma mia, che gol! Scende giù lo stadio per questo gol di Hardy! 3-1! Appena entrato di nuovo. Ciao Solanke, a presto. Mamma mia. È rotto ragazzi. C'è pure poca lucidità. Rimane però lì a pressare. Bravo Verde. Fischio finale 1-3. Più 3. Altri 3. Che bei gol che abbiamo visto oggi. Grande partita. Migliore in campo Woodburn. Sheffield pareggia. Siamo a meno 3. Norwich a pari merito. West Bromwich a meno 3. Capite che con una sconfitta sei quarto, con una vittoria sei secondo. Allora, offerta dell'Antalyaspor per Bell. Però così è veramente rovinargli la carriera, eh. Però un po' mi spiace. Secondo me potrebbe... No, tanto non sale più. Rimuovi clausola rivendita. E allora 1-2. Proviamo a chiuderla su 1-2. Accettata. Ok, Bell venduto per 1,2 milioni. Bisogna vedere se accetterà il contratto. Però ragazzi, purtroppo non possiamo più permetterci un 67 in rosa. E dovremo sicuramente fare tanti cambi, ovviamente, perché la squadra fa dei risultati importanti e quindi bisogna prendere le giuste misure. Allora ragazzi, c'è da festeggiare perché Jeffrey è diventato 80. E considerando tutto questo road to glory che abbiamo iniziato ormai da 2 stagioni, portare un giovane all'80 è una grande soddisfazione. Titolare ho tolto solo Zagaritis, ma ho messo Solanke, quindi l'overall è uguale. Simula partita, è importante raga. Attenzione, gol Jeffery, 1-0 e andiamo. Verde, sì, Jeffery, 2-0. Doppio cambio dentro Stirling e Wiley, il duo. Attenzione, Wiley subito, appena entrato, 3-0. Grande Riley Wiley. Fischio finale. Ottimo ragazzi, 3-0 contro il Wycombe. Altri 3 punti. Vediamo, la Aston Villa e lo Sheffield pareggiano. Siamo a meno 1. A pari merito con Norwich. Il West Bromwich perde ancora. Attenzione. Benissimo. Salvo e andiamo. Contro il Brentford 17esimo. Gioca partita. Non si vede niente, ma è colpa dell'illuminazione. Stadio del Brentford da dimenticare. Palla su per Lubala. Lubala. Il tiro! Mamma mia ragazzi, che gol di Lubala! Ma io non li provavo questi sinistri a incrociare, sono violentissimi, potentissimi, un gol assurdo, simile a quello fatto con l'Aston Villa. Subito in vantaggio, bravi ragazzi, che gol! Mamma mia, questi sono gol che mi fanno dire ok è forte, scusate. Ecco, quando Jeffery farà una roba del genere io dirò ok scusate. Il tiro, para il pavone, che gran parata del nostro portiere. Dentro per Lubala. Lubala, non lo tengono. Lubala, il cross. Call, fuori. Verde. Verde. Il tiro, para Raya. Bravi, hanno fatto il pick and roll i compagni, hanno tenuto via gli avversari. Colker, ti voglio Colker, voglio un tuo gol. E qua è una passeggiata per Lubala. Il tiro di Lubala, palo. Mamma mia, che giocatore. Ah, Verde, dai. Chiude Gretarsson. E questi sono bei ricordi per noi, direi. Ti prego. In anticipo, forse fuori gioco. Lubala, non lo tengono. È fulmine oggi. Il tiro di Lubala, miracolo di Raya. Migliore in campo Lubala, sta facendo una partita mostruosa. Occhio Jeff, subito perdi palla perché sennò è finita. Verde. Il sinistro! Miracolo del portiere. Non riusciamo a fare il secondo gol, ma stiamo giocando molto bene. È proprio che deve finire pareggio. Il Brentford credo che sia la squadra preferita dei canadesi che hanno fatto sto gioco, perché è terribile sta squadra. Attenzione. Para Peacock. Col. Gol! 0-2! Errore della difesa della squadra di casa, riusciamo a fare il secondo gol. Bello che Verde ha fatto anche bene di faccia, questa è una cosa che aggiunge un po' di realismo. Rivediamo qua, il difensore entra male.
Cole non perdona. Benissimo, ragazzi. Molto bene. Questa partita mi è piaciuta da pazzi. Resoconto mensile della primavera. Kavanagh è salito ancora, a breve dobbiamo tirarlo su. Sheffield stranamente ancora 34 partite, come mai? Deve recuperare una partita col derby. Andiamo a vedere un secondo come stanno andando le coppe. Nottingham Forest, Chelsea, United, Fulham, Bournemouth, Liverpool, Watford, Tottenham, alla fine più o meno sta verificando lo stesso della Carabao, dove ha vinto lo United col City. E un po' a questo punto posso dirlo, godo, perché almeno non ha vinto il City. Ok ragazzi, allora qua si chiude in bellezza dopo un super acquisto nel finale di mercato, dopo una bellissima vittoria con la Aston Villa. Ora abbiamo lo scontro con lo Sheffield, per cui andiamo a giocare nel nostro stadio. Però la loro maglia io, ragazzi, non la posso vedere, mi spiace. Occhio a Bornau, Jim City, Robinson. Quello è un bel trio di difesa. Hanno la difesa 5. No, beh, devo dire Norwood, Berge e Brewster, veramente Würstel sono veramente forti. Proviamo l'arma Lubala. Lubala. Di nuovo proviamo. Il tiro para il portiere. Attenzione allo Sheffield. Chiude benissimo Mitchell in uno stato di forma strabiliante. Però perdiamo palla. Attenti. Attenti ragazzi. 16° minuto ed è assedio dello Sheffield. Bolly. Chiude. Calcio d'angolo. Questa è una bella partita ragazzi. Stanno giocando bene loro. Il tiro para il pavone sul tiro di Brewster. Calcio d'angolo per lo Sheffield. Devo dire equilibratissima questa partita. Devono. Il tiro. Dovevano. 0-1. Tunnel fra le gambe di Peacock Farrell. In vantaggio gli ospiti. Lubala. Il tiro para il portiere ancora. Lubala. Col, mamma mia, pasticcio. Mamma mia, Bogle, Jim City, Bornau, partita perfetta della loro difesa. Proprio la partita che volevano fare, segnare e poi difendere con la difesa 5. Li odio, hanno perso tempo dal 40esimo che stanno perdendo tempo. Perdono tempo, raga. Stanno perdendo tempo dal 45esimo, io non so più cosa fare. No, ma perché a me? Vabbè, va bene così. Cioè capite perché ho paura dei playoff? Perché se vogliono che capiti una partita così, noi rimaniamo in championship, non possiamo fare nulla. Devante. Vabbè, dai. Palo, fischio finale, va bene così, dai. Una partitaccia hanno giocato. Adesso comunque hanno una gara in meno, magari non la vincono e rimaniamo lì. Allora, Norwich ci ha superati, torniamo quarti. Niente ragazzi, è stato bello finché è durato. Oltre il quarto posto non si può andare e forse ci sta, per il realismo ci sta. Ne parlavo proprio prima della partita. Sono tutte lì, qua sono 4 partite, qua sono 5 e qua è una. Sono 30 punti ancora in palio. Ma la Aston Villa con quanti punti uscirà allora?